intimamente uniti. Quindi anche un fatto è una rivelazione, tanto quanto un insegnamento è una rivelazione. Nel terzo incontro andremo a vedere qualche cosa di più esegetico. Primo e secondo incontro sono più teologico-biblici, mentre invece il terzo diventa già più impegnativo. Diventa più impegnativo perché metteremo le mani sul testo direttamente e scopriremo una cosa che può inquietare. A Pordenone Legge sono gli autori che parlano del loro libro. E noi nella nostra mentalità crociana, noi siamo figli di Benedetto Croce, pensiamo che al libro corrisponda un autore, o se è un'opera collettanea, c'è il libro, ci sono più autori, ma ogni autore ha un capitolo. Nessun autore mette mani sul capitolo dell'altro. In Oriente le cose non stanno così. E quindi noi vedremo le varie stratificazioni nel testo. Per cui ci diventa dopo molto semplice poter dire, faccio un esempio dal Vangelo, se leggiamo questo testo a livello del Gesù storico è una cosa, se leggiamo questo testo a livello di Traditionsgeschichte, storia della tradizione, è un'altra. E se lo leggiamo a livello di Redaktionsgeschichte, storia della redazione o stadio finale della Chiesa nascente, è una terza cosa. E quindi quel brano che noi ingenuamente accostiamo pensando che sia un testo piatto, è un testo a tre piani. E perciò tu lo puoi leggere con tre valori diversi, che non sono tra di loro contraddittori, ma sono evolutivi. Un significato ha generato l'altro, e perché questo secondo venga capito, un anonimo ha aggiunto qualche cosa, un aggettivo, un verbo particolare, una frase. E poi c'è il terzo stadio, l'ultimo. Siccome la Chiesa adoperava questi testi per la sua vita concreta, anche lì ci sono state alcune aggiunte, un aggettivo, un nome, un verbo, una frase. Per cui, se uno vuol fare una lettura seria del testo, deve scegliere a quale piano mi colloco. Se mi colloco nell'ultimo piano, lo leggo in un certo modo. Se mi colloco invece al secondo piano, tolgo qualche cosa, ma devo sapere che cosa devo togliere. E se mi metto al primo piano, quello proprio del Gesù storico, è chiaro che devo fare una pulizia del testo. Ma come si fa quella pulizia? Questo per quanto riguarda il Vangelo. Pensate se noi andiamo nell'Antico Testamento. Io, scherzando con voi, ho già fatto questo giochino, però ve lo rifaccio in modo che riusciate ad avere. Questo è il Nuovo Testamento. Questo è l'Antico. Qui avete 1800 anni di storia, di civiltà, di letteratura. Qui avete 90 anni. In 90 anni, per quanta buona volontà la Chiesa nascente ci abbia messo, non è che abbia potuto castrocchiare molto. Fatto sta che ci sono solo tre piani di lettura nel Nuovo Testamento. Nell'Antico si arriva anche a 9 piani di lettura.
per ogni versetto è un problema. Per il Nuovo Testamento no, non è così. Per questo motivo la Chiesa nella Dei Verbum dice: attenzione, bisogna imparare a leggere il testo biblico cercando l'intenzione dell'autore. Nuovo Testamento quale? L'autore primo, l'autore secondo, l'autore terzo, siamo a posto. Per l'Antico Testamento, quale autore? E a seconda di quale autore, tu ricavi dal testo un messaggio X o un messaggio Y. Ripeto, non sono in contraddizione tra di loro, sono in evoluzione. Al quarto incontro esploreremo quello che Odifreddi non conosce, ma proprio non conosce in senso assoluto: il problema della trasmissione del testo. Mi è capitato, ero ancora giovane biblista, un fiacco dotto, di partecipare a una discussione in un teatro di Padova, dove un tizio della platea si alza e dice: i Vangeli sono un prodotto del primo Medioevo, sono cioè di epoca post-costantiniana. E nessuno può dimostrare il contrario. E dunque, se io mi trovo 350 anni dopo gli avvenimenti, che cavolo di verità su quegli avvenimenti posso proporre? I Vangeli dunque sono più fantasia che storia. Rispondete. Ci sono dei parlamenti? Ma bisogna conoscerli. Perché questo signore si rifaceva al codice sinaitico o codice Aleph, al codice alessandrino o codice A e al codice B o codice vaticano, che sono della metà del IV secolo. Solo che si era dimenticato di studiare, perché prima di questi studi noi ne abbiamo altri, è vero, non sono completi, ma abbiamo per esempio i papiri Gottner, il cui maggiore studioso è Carlo Maria Martino. Lui ha fatto la sua tesi di dottorato proprio sui papiri Bodmer. E prima dei papiri Bodmer ci sono altri papiri molto più antichi, che sono della fine del secondo secolo, 180. Sono i papiri di Chester Beatty. E poi c'è un altro papiro interessante, è il P52, chiamato papiro Ryland. È solo un foglio di papiro, più o meno grande come la mia mano, solo che rovescio. Retto verso contiene il capitolo 18 del Vangelo di Giovanni, ed è del 120 dopo Cristo. Se voi tenete presente che il Vangelo di Giovanni è del 100, noi abbiamo la testimonianza di un primo esemplare di copiatura, 20 anni. Ci sarebbe un altro papiro, ma ne abbiamo già discusso tante volte.
per me non è cosa seria, ma per onestà culturale ve la dico. È il 7Q5. Qumran non è una cosa seria, appunto. Questo 7Q5 è un papiretto minuscolo, fate conto il massimo 2 centimetri quadrati in tutto, ma proprio parlando alla grande, 5 linee di scrittura, 9, forse 10 lettere sicure, altre si possono ricostruire con prudenza. Dipende dalla ricostruzione, perché Schenker, il primo che ha pubblicato questo papiro, ha costruito in un certo modo. O'Callaghan, che è stato mio professore, lo ha ricostruito in un certo altro. E io l'ho contestato, dicendo no, e gli ho dimostrato il perché no. E i miei compagni, quando sono tornato al banco, dopo aver scarabocchiato sulla lavagna, mi ha detto: ti sei giocato l'esame. E invece la gran signore O'Callaghan, aveva una fifa blu quando sono andato all'esame, perché dico: adesso sto qua, mi pesta. E invece mi ha fatto tradurre, dice: lei si è preparato, sì, dice, e se io gli dessi un papiro che lei non ha studiato, me lo traduce? E dico: tentiamo. E allora mi ha dato un papiro del terzo secolo, dice: legga e traduca. Mi è andata bene. Si trattava di un cristiano che era in Egitto e scriveva alla moglie a Roma dicendo: vendi il bambino che abbiamo preso su di notte, c'era l'exposizia. E questo cristiano, poco cristiano, aveva raccolto dei bambini di notte che erano stati esposti, li aveva allevati e poi li avrebbe rivenduti come schiavi. Allora lui dice dall'Egitto, scrive alla moglie sto papiro dicendo: vendine uno perché ho bisogno di soldi. Cosa orrenda. Mi va bene, naturalmente con un sorriso gesuita, dice: le do 30. E ho una piccola sorpresa per lei. Tira fuori il libro scritto da lui in spagnolo sul 7Q5, apro e ce la dedica. Ce l'ho ancora. Noi vedremo tutte queste testimonianze, ma vedremo una cosa anche grave che capita quando si copia: gli errori che vengono tramandati da un manoscritto all'altro. E insieme vedremo come nel passato tanti di questi errori hanno condizionato la spiritualità. Ecco perché è importante avere la sicurezza del testo. Ecco perché molto spesso la Bibbia di Gerusalemme nelle note fa delle distinzioni, note che noi puntualmente non leggiamo. Mentre invece vale la pena alle volte leggerle, anche se ciò che tratta sembra un problema di lana caprina. Mentre invece sono problemi delicati, perché se c'è una negazione, un non, oppure non c'è, quella negazione, capite che il significato è radicalmente opposto. Nelle lettere pastorali di Paolo è scritto: è bene aspirare all'episcopato. Questo è il testo originale. Nel primo Medioevo, qualche monaco, voi sapete che i monaci fanno il voto di non fare carriera ecclesiastica.
quando Carlo Maria Martini, Bergoglio sono stati fatti vescovi, hanno dovuto chiedere la dispensa di questa promessa al loro padre superiore. E se il loro superiore non gli dava la dispensa, quelli non sarebbero diventati ciò che sono diventati, uno cardinale di Milano e l'altro papa. E guardate che capita qualche volta che questi superiori non danno la dispensa di quella promessa. E il frate francescano resta frate francescano, il gesuita resta gesuita, il salesiano resta salesiano, e buonanotte. Questo monaco copiando ci infila dentro il non. Non è cosa buona aspirare all'episcopato. Voi dite? Ma se guardate i volumi di spiritualità con cui i direttori spirituali formavano poi i preti, voi trovate il capitolo non aspirare all'episcopato. Un errore testuale provoca una spiritualità che è sbagliata. Il testo dice: l'uomo non ripudi sua moglie, eccetto in caso di, e non sappiamo che cosa. C'è un eccetto, santo cielo. Non si capisce perché ci sia questa specie di rigidità. Possiamo dire, non possiamo servirci di questo eccetto perché non riusciamo a conoscerlo bene. Ma c'è un eccetto. Mi spiego? È inutile fondare una spiritualità su un testo che non rispecchia esattamente l'originale. Impareremo questo. Lo scrupolo del testo. È una vita che io insegno all'università. Sapete qual è la difficoltà più grande? Ottenere dagli studenti che stiano attenti a quello che è scritto. E la stessa cosa qualche volta mi succede con voi. Quante volte vi dico, leggete il testo. E il testo è importante. Ogni tanto mi diverto. Questo è il sepolcro. Questa è Maria Maddalena. Volto, schiena, chiama. Il testo dice che Maria ha il volto verso il sepolcro. Arriva Gesù. Perché piangi? Dimmi dove l'hai messo. E Maria si gira. Cosa gli mostra Gesù? La schiena. Ma è questo che vuol dire il testo? Allora il biblista deve avere la pazienza di dire al lettore: no, guarda che il verbo strefo non significa solo girarsi, ma significa anche convertirsi dentro. E allora il traduttore non ha capito un Kaiser. E sembra che Maria Maddalena, non so come abbia fatto ad abbracciare Gesù voltandogli la schiena. Tanto che Gesù dice non continuare a baciarmi abbracciandomi. Tradotto in maniera volgare, non mi trattenere, ma quando mai. Ma voi vi trovate con una Maria Maddalena così. Cucù. Allora cominciate a capire che leggere seriamente un testo significa prestare attenzione a ciò che il testo scrive, non a ciò che noi vogliamo che fosse scritto. Perché ci piace tanto leggere il testo biblico, ma non quello che è scritto, ma quello che è pensato.
Voi ormai siete smaliziati, perché da quanti anni che state facendo questa strada, due pezzi? Ma io l'anno scorso ho mandato in TIL la parrocchia di Carpacco, che è nella diocesi di Udine, semplicemente per aver fatto leggere alla gente il capitolo secondo di Matteo, dove è scritto alcuni magi, non tre e non re, alcuni magi. Ancora poco mettevano le fascine sul cortile dell'oratorio e mi avrebbero dato fuoco. Dico, non è colpa mia, è scritto lì, è da 2000 anni che è scritto così. Nel quinto incontro toccheremo il cuore del problema, perché la Bibbia e non Maria Valtorta. Perché? Perché Bibbia sì, Maria Valtorta no? Detta così, sembra il disprezzo per l'opera di questa donna. Chi è? È una donna. Mentre invece bisogna aver chiara la distinzione, per cui si può leggere benissimo la Bibbia e si può leggere benissimo anche la Maria Valtorta. Ma vedremo insieme perché bisogna collocare questi testi su due piani diversi. Al quinto incontro noi dunque daremo un'occhiata a che cosa significa l'ispirazione biblica. Pensate che neanche un mistico e neanche un papa, quando ha l'infallibilità, sono ispirati. Perché? Perché cercheremo di capire che cosa vuol dire ispirazione. Sono le 10 e 24 minuti. Il peccato matutino bisogna farlo.